Ciao Balù! In questo video parliamo dei cambiamenti che ci sono stati con l'ultima patch su Rocket League. Però prendiamo solamente quelli più importanti. Ad esempio, hanno messo le casse, lo sappiamo tutti. Hanno messo le chiavi, lo sappiamo tutti. Le casse le puoi droppare durante le partite online. Qualunque tipo di modalità. Qualunque. Le chiavi le puoi solo comprare. C'è chi dice che le puoi anche droppare, ma la possibilità di drop è veramente bassa. Quindi, casse si droppano, chiavi si comprano. Hanno anche messo la modalità Rumble, questa la sappiamo tutti. Hanno messo i preset delle macchine, questa è una cosa ottima, l'aspettavo da tanto. Hanno messo anche che puoi cambiare i preset, dipende dal colore. Quindi il blu avrà un determinato preset e l'arancione un determinato preset. Questa è una cosa ottima. Quello che magari non tutti sanno sono alcuni cambiamenti minori. Hanno messo l'inattività dalla competitiva. Quindi se non giochi competitivo per più di 30 giorni, verrai considerato inattivo. Questo vuol dire che ti tolgono il rank. Però cosa vuol dire? Il rank ti viene tolto, ma non è perso, resettato. Perché basta che fai di nuovo i match di piazzamento e sarai di nuovo messo nel più o meno vicino al tuo rank. Dipende quanto ne vinci o quanto ne perdi. Comunque più o meno verrai messo dove eri prima. Spero, penso. Per quanto riguarda le macchine nuove, cioè non le macchine nuove, la carrozzeria nuova, come cacchio lo dico? Vabbè, tipo la Dominus GT, ad esempio, per esempio, le hitbox sono le stesse. Tra Dominus e Dominus GT non c'è differenza di hitbox, sono uguali. E così per le altre, come la Takumi, la Roadhog, l'X-Devil, le hitbox sono le stesse, non cambiano. Un altro cambio importante invece riguarda il matchmaking. Hanno cambiato un po' le cose. Allora, intanto hanno tolto la losing streak o la winning streak, cioè vuol dire che se perdevi più match di fila, scendevi più velocemente. Questo l'hanno tolto. Invece la winning streak, che sarebbe invece quando vinci più match di fila sali più velocemente, l'hanno un po', diciamo, nerfata. Parte dopo 4 win e il, diciamo, il boost che ti dà si ferma dopo le 10. Per quanto riguarda invece il matchmaking, ora hanno messo una specie di media. Ad esempio, se tu sei Challenger 1 e il tuo amico, che ne so, è Rising Star, la media sarebbe Challenger 3. Però, dato che il tuo amico è Rising Star e quindi si va a salire, possiamo dire che arrotondano per eccesso, quindi lo skill level sarà Challenger Elite e non Challenger 3. Quindi fanno una media, però aggiungono un rank, una divisione, due rank, due divisioni, dipende da quanta differenza c'è tra i giocatori. Ad esempio, giochi con un superstar e tu sei Challenger 1, invece di essere Challenger Elite, la divisione sarà Shooting Star. Tutto questo però non si applica al campione. Se sei campione, incontri campioni contro. Anche se giochi con un prospect, avrai campioni. Il citofono, aspetta. Sono tornato. E come cambiamenti penso che ci siamo. E quindi questo video era molto piccolo. Era per farti un riassunto dei cambiamenti maggiori. Come si chiama? Non so parlare. Vabbè, c'ha un riassunto di quello che è cambiato. Anche se ci sono molte altre cose. Hanno messo i nuovi stadi. Ad esempio, quello Stormy, che è bellissimo. La tempesta. Hanno messo un sacco di oggetti nuovi. Hanno modificato qualche boost. Quindi. Però ho voluto focalizzare l'attenzione sulle cose più importanti. Quindi, spero che il video ti sia servito. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.